scongiurare i licenziamenti di 15 lavoratori della cooperativa SIMS che presta vari servizi presso l'ASP 3 di Catania. Questi i motivi del sit-in che si è tenuto questa mattina presso la prefettura. I lavoratori hanno fornito servizi amministrativi, di ragioneria, di portineria e di autisti e a causa della stessa azienda sanitaria provinciale si sono visti attivare una procedura di mobilità per riduzione di carico di operatività. Adesso chiedono di essere immediatamente reintegrati. Il loro caso è stato segnalato dalla CGIL e dalla UIL di Catania, unitamente alla FIOM e alla UIM, che spiegano come i licenziamenti siano stati attivati a causa dell'applicazione di una normativa nazionale che la Regione Sicilia ha fatto propria e che prevede la riduzione del 5% delle spese per beni e servizi, anche per gli enti del servizio sanitario. Chiediamo sia aperto un tavolo di lavoro, così ai microfoni di Catania Pubblica, Rosaria Leonardi, Confederazione CGIL. Vogliamo aprire un tavolo in prefettura con l'ASP e con l'ufficio del lavoro, che può avere un ruolo importante per scongiurare questi licenziamenti, ma addirittura per operare la stabilizzazione di altri lavoratori che fanno parte sempre della stessa cooperativa e che attendono da anni questa stabilizzazione. Le sigle sindacali avevano già chiesto alla prefettura un incontro da fissare prima del 27 giugno, prima che si chiuda la procedura di mobilità. L'obiettivo è creare un contatto operativo tra ASP, cooperativa SIMS e ufficio del lavoro e puntare alla stabilizzazione per gli aventi diritto tra i lavoratori inseriti nel gruppo in mobilità, consentendo così alla cooperativa di continuare come da contratto il proprio operato. Il 27 è una data troppo lontana rispetto al problema che abbiamo. 30 scadrà il periodo di preavviso e quindi si attiverà in automatico il licenziamento per questi 14 lavoratori, ma se non ci saranno cose nuove a settembre, scaduta l'ultima proroga, ci dovrebbero essere un'altra ventina di licenziamenti messi giù con i 14. Allora noi da tempo abbiamo fatto presente all'ASP una nostra proposta che abbiamo portato anche all'ufficio provinciale del lavoro, che potrebbe essere anche risolutiva del problema dei licenziamenti e potrebbe dare spazio a tutti. Con 60.000 euro si può scongiurare il licenziamento di questi 15 unità. Adesso siamo qui per anticipare la data. La prefettura ci ha convocato il 27, 27 in teoria e anche in pratica è tardi, perché dall'1 luglio queste 15 unità sono di fatto a casa, licenziate. Perciò cerchiamo di anticipare questa data sperando che l'ASP si presenti.